Ciao rivoluzionario, benvenuto a un nuovo video di Rivoluzione di Parole. Come vedi dal titolo, oggi risponderemo a una domanda fondamentale. Ha ancora senso oggi nel 2021 parlare di storia della musica? I gusti musicali oggi sembrano una cosa legata strettamente alla soggettività, alla sensibilità. Sembrano quasi dei beni di consumo. Non è un caso che appunto si parla spesso del fatto che la musica oggi sia diventata un bene di consumo. Nello stesso modo in cui quando abbiamo fame andiamo a scegliere tra le pietanze che ci piacciono di più, andiamo su Spotify, scegliamo tra le canzoni e gli artisti che apprezziamo di più e a seconda dell'esigenza del momento andiamo a scegliere una canzone. Ma è davvero così semplice? È semplicemente una propensione naturale? Dipende solo dalla nostra sensibilità personale oppure dipende dalla storia della musica? Se potrebbe sembrare che oggi non ha molto senso questo tipo di domanda, invece io trovo che sia assolutamente attuali. Prova ne è per esempio il caso dei Maneskin. Pochi mesi fa, un mese fa, adesso non so esattamente quando, è scoppiata appunto questa polemica relativa all'enorme successo di Maneskin, che ha vinto l'Eurovision, hanno venduto un botto di copie, sono stati apprezzati un po' in tutto il mondo e come ogni grande fenomeno di successo, questo produce due atteggiamenti, quindi gli fan estimatori che idolatrano il gruppo in questione e un'altra parte di persone che invece muovono delle critiche o semplicemente odiano. Lasciando da parte ovviamente quei minorati mentali che sono gli haters che purtroppo hanno una vita veramente triste e magra, quindi non trovano altro di meglio da fare se non scrivere stupidaggini rispetto alla produzione delle altre persone. Ho notato che molte persone della mia età, anche musicisti, anche diciamo ferrati in materia, hanno opposto una obiezione, soprattutto questa, quella che ritorna spesso, cioè i Maneskin non sono vero rock, non fanno il vero rock. Chiaramente questa critica pare più delle altre, anche perché non si può dire nulla riguardo alla qualità, all'energia, al coraggio e alla performance di questo gruppo che è veramente straordinario e che a mio avviso merita tutto il successo che ha, anche se io forse per l'età che ho non mi riconosco esattamente in questa musica, non ne sono così entusiasta come magari lo sarei se avessi 15-20 anni. Ma questo non è importante, il discorso è un altro. Quindi, cos'è il vero rock? Se tutti dicono che appunto non sono il vero rock, la domanda nasce spontanea. E allora, guardando nei commenti, mi sono accorto che la definizione di vero rock dipende esattamente da quella musica che noi ascoltavamo quando eravamo adolescenti, quindi quando eravamo più sensibili alla musica, quando davamo alla musica un grande peso, quando cercavamo di identificarci con la musica che ascoltavamo. E quindi, a seconda appunto di solito dell'età, si vede che appunto il vero rock possono essere i Beatles, oppure i Rolling Stones, oppure i Nirvana, oppure altri, e in base a questo appunto avviene un confronto. Quindi questa è già una prima dimostrazione che la storia della musica è assolutamente presente anche in quello che a noi ci sembra di scegliere e di apprezzare semplicemente per istinto, per sensibilità. Ma questa stessa cosa viene spiegata in modo assolutamente illuminante, semplice e conciso da un grandissimo romanziere che è Milan Kundera. Molti di voi sapranno che Milan Kundera era figlio di un musicista e quindi nei suoi romanzi spesso tratta questo argomento. Per questo vi consiglio di andare a leggere un libro a caso di Milan Kundera, sono tutti straordinari, carichi di significati, tutti molto intelligenti, scritti bene, quindi troverete una marea di spunti e di informazioni sulla musica, anche se lui non è propriamente un musicista. Fatta questa parentesi, vi vado direttamente a leggere questi capitoli del libro Il Sipario, che come dicevamo è più che altro un saggio sul romanzo, ma che nei primi capitoli fa un riferimento alla storia della musica, molto bella e molto interessante. Niente panico, ve lo leggo, è molto breve, ascoltate però con attenzione perché è veramente interessante. Il primissimo capitolo si chiama Coscienza della continuità. Su mio padre, che era musicista, circolava un aneddoto. È con gli amici in un posto dove da una radio o da un grammofono risuonano gli accordi di una sinfonia. Gli amici, tutti musicisti o melomani, riconoscono immediatamente la nona di Beethoven. Chiedono a mio padre:
Che cos'è questa musica? E lui, dopo una lunga riflessione, si direbbe Beethoven. Tutti trattengono le risate. Mio padre non ha riconosciuto la nonna di Beethoven. Ricordiamo appunto che era musicista. Ne sei sicuro? Sembra ironico. Sì, dice mio padre, Beethoven dell'ultimo periodo. E come fai a sapere che è l'ultimo periodo? A questo punto mio padre attira la loro attenzione su un certo passaggio armonico che un Beethoven più giovane non avrebbe mai potuto utilizzare. L'aneddoto è senza dubbio solo un'invenzione maliziosa, ma chiarisce bene che cosa sia la coscienza della continuità storica. Uno dei segni che distinguono l'uomo appartenente a quella che è, o era, la nostra civiltà. Ai nostri occhi tutto assumeva il carattere di una storia. Appariva come una sequenza più o meno logica di fatti, di atteggiamenti, di opere. Continua e finisce il capitolo facendo un esempio analogo rispetto alla letteratura e in quello subito successivo, che si chiama Storia e Valore, dice: immaginiamo che un compositore contemporaneo abbia scritto una sonata del tutto simile per forme, armonie e linee melodiche a quelle di Beethoven. Immaginiamo anche che questa sonata sia stata così composta così magistralmente che se davvero fosse di Beethoven figurerebbe fra i suoi capolavori. Per magnifica che fosse, firmata da un compositore contemporaneo, susciterebbe il riso. Nella migliore delle ipotesi, il sottore verrebbe applaudito come un virtuoso del pastiche. Ma come? Proviamo un piacere estetico davanti a una sonata di Beethoven e non ne proviamo affatto davanti a un'altra dello stesso stile, dello stesso fascino, se firmata da un nostro contemporaneo? Non è il massimo dell'ipocrisia? La sensazione di bellezza, anziché spontanea, dettata dalla nostra sensibilità, è dunque cerebrale, condizionata dalla coscienza di una data, dalla conoscenza di una data? Non possiamo farci nulla, conclude. La coscienza storica è così intrinseca alla nostra percezione dell'arte che un simile anacronismo, cioè un'opera di Beethoven che porta la data dei nostri giorni, sarebbe spontaneamente, cioè senza alcuna ipocrisia, avvertito come ridicolo, falso, incongruo, addirittura mostruoso. La nostra coscienza della continuità è tanto forte da intervenire nella percezione di ogni opera d'arte. Dopodiché, insomma, ve la faccio breve, continua con la citazione di Jan Mukharovsky, il fondatore dell'estetica strutturalista, niente po' di meno che io non conoscevo assolutamente, che a Praga del 1932 scrive: solo la supposizione del valore estetico oggettivo dà un senso all'evoluzione storica dell'arte. In altri termini, se il valore estetico non esiste, la storia dell'arte non è che un immenso deposito di opere la cui successione cronologica è priva di senso. E inversamente, è solo nel contesto dell'evoluzione storica di un'arte che è possibile coglierne il valore estetico. Ora, qui entrate in gioco voi, tu, nello specifico, che mi dovreste dire nei commenti se com'è per te. Prova un attimo a riflettere su la musica, le canzoni che ti piacciono e prova a pensare se queste canzoni sono legate in qualche modo alla storia della musica, a quello che conosci dell'evoluzione musicale, oppure semplicemente sono una sensibilità istintiva e quindi ti piacciono semplicemente come ti può piacere appunto il panino alla mortadella. Questo è molto importante, sarebbe un grande contributo a me, ma soprattutto anche per tutte le altre persone che guarderanno questo video. Io spero che siano sempre tante, sempre di più. Quindi fai un attimo questo ragionamento e scrivimi due righe, così miglioriamo i contenuti del canale e siamo tutti belli contenti. Il motivo per cui è fondamentale conoscere la storia della musica è semplicemente quello di aumentare la nostra goduria nel fruirla. Solo appunto conoscendo ciò che è stato prima possiamo dare un valore estetico alla musica, sempre se questo sia ancora importante, e quindi valutarla in modo, non dico oggettivo, ma in modo più razionale e quindi magari crescere, fare uno sforzo, un lavoro intellettuale che secondo me è sempre utile e importante. Non serve certo per andare al bar a fare fighi con gli amici o fare colpo sulla biondona e quindi portarla in camporella. Se il video ti è piaciuto, ovviamente metti un like, iscriviti se non l'avevi già fatto, attiva la campanella.
Guarda che ti ho visto, non la stai attivando, eh? Dai, facile. Oh, così mi piace, perfetto. Detto questo, ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo con una puntata, se tutto va bene, sulla polifonia. E sono stato ispirato anche ad un altro canale fantastico che vi segnalo in descrizione, che è il canale di Mastro Elia, un musicologo veramente bravo, simpatico e comunicativo, che mi sta facendo imparare veramente tante cose, quindi ve lo consiglio vivamente. Ci vediamo appunto mercoledì prossimo, spero che ti sia piaciuto, e niente, ciao.